Buongiorno e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Allora, faccio questi video assolutamente inutili probabilmente, però servono a me per cominciare a riprendere in mano la videocamera, riprendere in mano l'editing e provare a vloggare, perché in prossimi mesi farò dei viaggi e voglio essere in grado di documentarli proprio per un piacere personale, di avere poi qualcosa di carino da rivedere con tutto quello che ho fatto, solo che sono molto arrugginita soprattutto nel registrare fuori e quindi piano piano, registrando prima a casa, poi magari con degli amici, mi cercherò di sbloccare. Oggi comunque è sabato, non so se l'ho già detto, e questo weekend lavoro, però la sera di domani ho organizzato una cosa un po' carina che devo preparare, quindi sarà un weekend vlog. Sono appena andata alla mia lezione di yoga. Partendo dal presupposto che io odio la palestra, cioè la palestra proprio pesi, non è un passo che sono ancora riuscita a fare, ma lo yoga, raga, è bellissimo. Sarà che magari ho un'insegnante che è fantastica, ma è l'unica lezione a cui io partecipo con entusiasmo fin dall'inizio, perché magari le altre mi devo un po' sforzare per andare in palestra e poi esco che sono contenta. Con questa no, sono contenta da principio. Comunque ho bisogno di una bella ristrutturazione, mi sono messa la maschera in testa con un bello chignon e intanto magnesio perché sta tornando il caldo. Oggi devo ancora rifare il letto, devo fare tutto, in teoria è la prima cosa che faccio di solito, ma devo proprio cambiare, togliere il piumone. Volevo far vedere un po' di cose che ho ricevuto grazie al mio lavoro. I prodotti di Dior, sia la mascara di Dior, l'Iconic Overcurl, un po' di ASMR in ricordo dei vecchi tempi. Questo è interessante, questa non lo so, un po' meno, a me le palette di ombretti dei marchi di lusso non mi hanno mai ispirato particolarmente, però sicuramente il packaging è elegante, carino, e ho questi colori qui, vediamo se... ok, quindi sugli azzurri. Dopodiché ho un po' di cose di Smashbox. Allora, questa che è la novità, io ho questo mini taglia, che è il primer. Smashbox è famosissimo per i primer, io non ne avevo mai provati se non appunto a lavoro, però non ne avevo mai avuto uno, e questo è il nuovo photo finish Resurface con acido glicolico. E photo finish sempre in linea di Smashbox Revitalize il primer 8 in 1, quindi questo è sia primer che fissante, la mini taglia, rossetto liquido rosso, è un bel rosso questo. Io faccio molta fatica a trovare, allora mi piace tantissimo mettere il rossetto rosso, ma faccio molta fatica a trovare un rosso che mi piaccia. Abbiamo il cream shadow nel colore purple shimmer, che sembra più marrone dalla confezione, però questo qui. E infine la cosa di cui sono più entusiasta è la matita labbra. Queste sono bellissime perché sono delle matite gel che però poi si asciugano e diventano praticamente no transfer, quindi anche se le volete utilizzare con rossetti liquidi o con dei gloss che magari tendono un po' a sciogliere la matita che c'è sotto, queste sono fantastiche. E io ho il colore medium neutral rose, quindi è un nude medio. È arrivato il momento di andarmi a docciare.
in zona lavoro sono un po' in anticipo. Devo anche fare un po' più con calma, c'ho dei capelli che, madonna, mi sono addormentata mezz'ora sul divano, per quella mezz'ora persa non sono riuscita a fare di meglio. Comunque, adesso vado a lavoro e ci vediamo stasera, finisco tardissimo. Sono quasi le 10 e non vedo sinceramente l'ora di andare a casa. Molto, molto bello. Comunque questa inquadratura è decisamente fantastica. Sono a casa e adesso cino, è tardissimo tra l'altro, e mi sa che poi Lul ve lo farò vedere domani mattina perché sono muerta, però piccolo spoiler. Ok. Buongiorno. Sono le 9 adesso, mi sono svegliata più o meno alle 7:30 perché ormai ho questo fuso orario. Stamattina devo un po', ho già sistemato, ho fatto il letto, devo finire di sistemare un po' di cose lì e poi devo preparare per la serata di stasera. Facciamo una specie di serata karaoke in costume, non lo so, adesso vediamo cosa esce. L'avevo organizzata un po' all'ultimo, però volevo mettere qualche lucetta, fare un po' di atmosfera. Acquisto assolutamente inutile, no dai, maschere erano 55 centesimi e non sono male le maschere di Primark, quindi ne ho prese 3, poi uscendo ho visto che ce n'erano anche altre, vabbè. Calzini, un malocco, 7 paia di calzini, neri ovviamente, e poi ho voluto prendere questi da mettere con i mocassini e delle scarpe che non so dove ho messo, anzi che ho comprato comunque, che sono bianchi e hanno un po' di frufru qua in alto. Appunto, ho preso queste scarpe, erano in sconto, ho detto vabbè, anche se mi durano 2 mesi almeno vedo se mi piace lo stile. Sono tipo Mary Jane e le ho pagate 10 euro scontate, non so quanto fosse il prezzo iniziale, oddio forse mi hanno scammato, no dai, però 10 euro per un paio di scarpe è fattibile. 2 pigiami, come avevo fatto vedere ieri, un po' spoiler, il pigiama di Baby Yoda, perché io sono una di quelle persone che non ha set di pigiami, cioè si mette cose a caso per stare in giro per casa. E poi ne ho preso uno un po' più serio, che è questo qua. Comunque ovviamente ha il pantaloncino corto, anche questo, e come parte sopra tipo camicetta. E ultima cosa, ho preso questa Driga gonna, che per l'estate mi sembrava un'idea carina. Salto temporale a dopo pranzo, adesso mi tocco, ho già riapplicato la crema solare che come potete è molto molto amata e volevo fare un trucco molto semplice però con le labbra rosse. Ora labbra rosse, come rossetto uso Ruby Woo di MAC, di quelli nuovi, dei Maximal Matte Lipstick. Poi in ordine, niente, adesso mi cambio e devo andare a votare e poi lavoro. Io mi devo vietare di arrivare in anticipo al lavoro, solo che certe volte non posso proprio per questioni di orari, perché finisco per andare da DM e a comprare cose.
preso un termoprotettore. Sto cercando di prendermi più cura dei miei capelli e non avevo un termoprotettore, ora ce l'ho. Sono le due, io non ho più voce. Abbiamo cantato fino allo sfinimento, cantato. E la mia cameramia che è un disastro, cioè era tutto in ordine prima, non so cosa è successo nelle ultime due ore, ma va bene. E niente, con questo video è tutto. E spero venga decentemente, però essendo il primo ho le aspettative abbastanza basse.